Dal 4 di giugno siamo in attesa della convocazione di un incontro sulla circonvallazione, rotatoria e pista alternativa. C'era stato assicurato dall'assessore Biagini che coordinava il tavolo tecnico, non abbiamo saputo più niente. Poi facciamo un accordo con Funelli, capo di gabinetto del sindaco, in rappresentanza e a nome del sindaco. Quell'accordo non ha prodotto niente. Non abbiamo più interlocutori. Cosa dobbiamo fare? Continuiamo a protestare e stiamo accentuando le forme della protesta sulla base anche del consenso, nel senso che stiamo estendendo il consenso attorno alle proposte e alle osservazioni del Comitato. Abbiamo fatto già una petizione, in pochi mesi abbiamo raccolto esattamente 989 firme. I cittadini hanno firmato sulla base del testo di una petizione avendo sotto mano la cartografia di una delibera di progetto, di una delibera del Consiglio Comunale e di una proposta che ci ha fatto l'amministrazione. Queste 989 firme le abbiamo consegnate al sindaco, al presidente della provincia e al prefetto. Se vogliono possono riflettere loro su quel che vogliono i cittadini. Un dato soprattutto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito finalmente ufficialmente che lo smog, le polveri sottili, sono come l'amianto, provano il cancro. Un cancro alle vie respiratorie, ai polmoni e alla vescica. Di questo stiamo parlando. Noi stiamo sopportando, dal punto di vista del traffico, la circolazione di, abbiamo contato, oltre 28.000 mezzi, veicoli sulla via Emilia. Abbiamo contato alcune migliaia, se vuole il sindaco lo possiamo informare su quel che significa, alcune migliaia di mezzi pesanti che attraversano tutti i giorni e in certe campagne, in certi momenti, alcune centinaia al giorno, il centro abitato di Sant'Agostino. Questo significa polveri sottili, significa oggi cancro. Beh, se questo è il regalo che ci vuole fare il sindaco Gnassi, noi, ve lo dico molto tranquillamente, non lo ringraziamo. L'ultima cosa, un'opportunità forse anche per manifestare le vostre posizioni e questi problemi ad una platea ancora più ampia, sarà il Consiglio Comunale tematico che avete richiesto e che a questo punto del quale si attende solo la convocazione. Sì, sono state raccolte le firme, noi non possiamo chiedere la convocazione del Consiglio, abbiamo chiesto ai consiglieri, a tutti i consiglieri che sono sensibili a queste tematiche, traffico e inquinamento ambientale. Il numero di firme raccolte è stato sufficiente per la convocazione. Entro, se non ricordo male, il 5 dicembre ci sarà questa convocazione, martedì prossimo, presso la sala del teatro della parrocchia. Abbiamo chiesto a tutti, ripeto, tutti i consiglieri che sono interessati a conoscere la situazione, se vogliono essere informati e dibattere, per poter poi dibattere nel Consiglio Comunale su queste cose, possono. Abbiamo chiesto che vengano a discutere con noi per essere informati, visto che dovranno loro decidere del nostro futuro.